Nexi, leader in Italia nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale, mi ha chiesto di provare di recensire due fra le sue numerose soluzioni di pagamento più conosciute ed apprezzate. Sto parlando di Nexi Mobile POS e Nexi Smart POS Mini. Entrambi i dispositivi possono essere acquistati direttamente online sul sito nexi.it/shop. E ti lascio in descrizione il link per accedere alle ultime offerte e promozioni disponibili sui dispositivi Nexi. Prima di scoprire dunque come funzionano questi dispositivi, quali sono caratteristiche, funzionalità, vantaggi ed opinioni di chi sta già utilizzando i dispositivi Nexi per accettare pagamenti con carta, smartphone oppure Apple Watch e wearable, io ti invito come sempre ad aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e mettere un pollice in su a questo video. Se vuoi inoltre supportare la crescita di questo canale, puoi iscriverti ed attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. Sono sempre di più le persone che scelgono di pagare con carta oppure con il proprio smartphone. È dal 30 giugno 2022 chi esercita un'attività di carattere commerciale oppure professionale è obbligato per legge ad avere un POS, o meglio all'obbligo di accettare pagamenti con carta e smartphone. Ho già parlato su questo canale di una delle soluzioni di pagamento per accettare pagamenti con carta e smartphone, ovvero SumUp. Nel video intitolato SumUp come funziona, che ti lascio linkato qui sopra nelle schede. Di recente però ho scoperto che Nexi offre tantissime soluzioni di pagamento, ma soprattutto dei vantaggi rispetto ai dispositivi SumUp, ed in particolare ha delle commissioni sui pagamenti più basse. Nexi infatti ha una commissione dell'1,89% su ogni pagamento che riceviamo, contro l'1,95% di commissione applicato da SumUp. Nexi inoltre permette di accettare pagamenti con qualsiasi tipologia di carta, incluso pago bancomat, cosa che invece su SumUp non è possibile. In pratica, se abbiamo un dispositivo SumUp, non possiamo accettare pagamenti con pago bancomat. E il terzo vantaggio di Nexi è che non è soggetta all'esterometro trimestrale, poiché a differenza di SumUp, che non ha sede in Italia e che quindi è soggetta all'esterometro, Nexi ha sede in Italia. E questo significa che non dovremo pensare a questo adempimento burocratico. In più, con l'iniziativa micropagamenti per tutto il 2023 è possibile ottenere il rimborso delle commissioni sui pagamenti fino a 10 euro. Scopriamo insieme dunque il Mobile POS e Smart POS Mini, i due dispositivi di Nexi che ho qui con me e che Nexi mi ha inviato per la recensione. Mobile POS, come dice il nome stesso, è un POS portatile che possiamo abbinare tramite Bluetooth al nostro smartphone per accettare pagamenti in mobilità. E già dalla confezione possiamo leggere: incassi pagamenti ovunque e accetti tutte le carte, incluso pago bancomat, zero commissioni per importi fino a 10 euro e possibilità di attivarlo con partita IVA oppure con codice fiscale. L'app gratuita Nexi Mobile POS è compatibile con iOS versione 11 o superiore, con Android versione 6 o superiore e Huawei. E Nexi offre assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una volta dunque acquistato il nostro Mobile POS, possiamo accettare pagamenti con carta, smartphone e wearable e pagare una commissione unica dell'1,89% per tutti i pagamenti superiori a 10 euro. La configurazione è semplicissima e possiamo attivare il nostro Mobile POS in pochi minuti online. L'accredito dei pagamenti ricevuti, inoltre, avviene su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo. All'interno della confezione, dunque, troviamo il dispositivo, ma prima del dispositivo abbiamo un cartoncino all'interno del quale ci sono le istruzioni su attivazione e riferimenti utili sul Mobile POS Blue Pad, un adesivo che può essere applicato chiaramente fuori dalla nostra attività, fuori dal nostro negozio, e ancora un piccolo cartoncino che ci permette di segnalare che è possibile pagare con pago bancomat, Visa, Mastercard e tutte le altre carte. All'interno della confezione poi abbiamo inoltre il nostro Mobile POS, questo dispositivo, come vedi, molto compatto chiaramente, ed infine abbiamo il cavetto per la ricarica USB-USB-C. Nexi Smart POS Mini invece è un POS portatile che ha una SIM integrata 4G con traffico incluso e che ci permette non solo di accettare pagamenti con carta e smartphone, ma anche di creare campagne sconto, gestire una rubrica, ricevere recensioni dai nostri clienti, accettare buoni sconto, buoni pasto e mance, incassare pagamenti con link di pagamento e poi ancora controllare e gestire le transazioni
prenotazioni tramite l'app gratuita Nexi Business, raccogliere le opinioni dei clienti, gestire le spedizioni e molto altro ancora. La gamma Smart POS di Nexi offre infatti un ecosistema di app utili per il business e chiaramente per diverse tipologie di attività. E già nello Smart POS Mini è incluso un lettore di barcode e di QR code, uno schermo touch da 5 pollici e il sistema operativo Android. All'interno della confezione dunque troviamo anche in questo caso il kit di benvenuto, il kit iniziale dove ci viene mostrato come configurare il nostro Smart POS Mini, i riferimenti utili anche in questo caso. Poi abbiamo l'adesivo che possiamo applicare fuori dal nostro negozio, dalla nostra attività commerciale, per segnalare che accettiamo pagamenti con carta, e poi anche in questo caso il cartoncino da mettere vicino alla cassa per segnalare che presso la nostra attività è possibile pagare con PagoBancomat, Visa, Mastercard e tutte le altre carte. Sempre all'interno della confezione poi troviamo chiaramente lo Smart POS Mini, che è questo dispositivo di qua, come vedi, con dietro una fotocamera, il lettore di QR code e barcode, e poi abbiamo il manuale di istruzioni, la scheda SIM che già chiaramente è inserita all'interno del dispositivo ed infine il cavetto di alimentazione e ricarica. Ma Nexi Mobile POS come funziona e come si configura? Vediamo insieme come configurare in pochi minuti Nexi Mobile POS per cominciare ad accettare pagamenti con carta tramite Nexi. Come vedi, per attivare il dispositivo POS, come prima cosa devo andare su nexi.it/POS-attiva, inserire il codice di attivazione che ho coperto, quindi sottoscrivere il contratto online. Dopo la verifica dei dati inseriti riceverò un'email di benvenuto con il QR code e il codice di configurazione. A questo punto posso accendere il terminale, in questo caso lo Smart POS, e quindi andare a seguire le istruzioni per configurarlo correttamente. Qui inoltre mi vengono mostrati sia i riferimenti utili che posso ottenere andando su nexi.it/supporto-mini oppure inquadrando questo QR code, ed il numero dell'assistenza per l'attivazione del contratto oppure per informazioni di natura amministrativa o tecnica. Per quanto riguarda invece il Mobile POS, ancora una volta collegarmi su nexi.it/mobilepos-attiva, inserire il codice di attivazione, quindi sottoscrivere online il contratto Nexi. Dopo la verifica dei dati, anche in questo caso riceverò un'email di benvenuto, quindi potrò avere le credenziali per accedere all'app, e una volta ottenute le credenziali posso seguire le istruzioni per associare il Mobile POS al mio smartphone. Anche in questo caso ho il QR code ed il link per accedere a tutte le informazioni, il manuale, supporto, configurazione, vantaggi ed il numero dell'assistenza sia per l'attivazione del contratto che per informazioni di natura tecnica oppure amministrativa. In questo video ti ho presentato due delle soluzioni di pagamento offerte da Nexi. Per chi invece è alla ricerca di un POS, di un registratore di cassa telematico in un'unica soluzione, omologato fra l'altro per l'invio dei corrispettivi elettronici nel rispetto delle normative fiscali, Nexi offre dei servizi in abbonamento che prevedono l'installazione e la configurazione da parte di un tecnico Nexi che fornirà formazione specializzata direttamente nel tuo punto vendita. Io spero dunque con questo video di averti aiutato a capire come funzionano i prodotti Nexi POS, quali sono i suoi punti di forza e qual è l'offerta di Nexi. Se hai dubbi, domande o se vuoi condividere la tua esperienza con i dispositivi di Nexi, io ti invito come sempre a lasciare un commento qui sotto al quale cercherò di rispondere, magari anche contattando il team di Nexi per risposte più approfondite. Ti ricordo inoltre che in descrizione trovi il link che ti riporterà sulla pagina di Nexi con le ultime offerte e promozioni disponibili per i dispositivi Nexi. Se questo video ti è stato utile, ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale, e noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.